Benvenuti in questa nuova puntata dedicata alle nuove uscite di dicembre, questa volta su Amazon Prime Video e Disney Plus. Di quelle su Netflix ne ho parlato qualche giorno fa, se ancora non l'avete vista ricordatevi di recuperarla, link anche in descrizione, e già che ci siete mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, commentate e condividete. Dai che si parte! Inizio da Amazon Prime Video, che sta aggiungendo tantissimi prodotti direttamente dagli anni 80-90, nostalgia pura. Qui però parlo di prodotti originali. Il primo è Sound of Metal, tratta la storia di un batterista di un gruppo punk metal che si ritrova a dover fare i conti con la sua lenta e inesorabile perdita dell'udito, una lotta contro un problema fisico che si riflette sul lato psicologico di una persona, soprattutto se ama la musica. Passo ad un film dal tema molto attuale, I'm Your Woman, è ambientato negli anni 70 e narra la storia di una donna e madre che, stanca degli abusi del marito e delle sue attività criminali, scappa assieme ai figli nel tentativo di ricostruirsi una nuova vita. Da poco passata la giornata contro la violenza sulle donne, è indubbio che ci sia ancora molto da fare al riguardo. Spero che anche questo film possa aiutare nella sensibilizzazione. Ultimo film originale è Sylvie's Love, storia d'amore tra un sassofonista di talento e una commessa di un negozio di dischi con il sogno di diventare una star. Ovviamente il tutto è condito dalla rivalità tra il nostro sassofonista e il suo frontman, di non molto talento ma di sicuro fascino sulle persone. In arrivo anche un po' di film non originali come The Gentleman il 4, Il Giardino Segreto il 10 e Antebellum il 14. Reparto serie TV che attendo con ansia, ricomincia The Expanse con la quinta stagione, altri 10 episodi che seguono le avventure dell'equipaggio della Rocinante che abbiamo lasciato alle prese con l'arrivo di una nuova razza aliena interplanetaria che non vedono l'ora di mettere le mani sulle risorse del sistema solare. Ammetto di aver apprezzato molto le prime 3 stagioni, ma ora come ora non so che aspettarmi da questa serie, fra l'altro è già stata rinnovata da poco per la 6ª e ultima stagione. Finalmente torna il terzetto d'eccellenza di Amazon e Massive Ant di The Grand Tour ci riporta con Clarkson, Hammond e May alle prese con un'altra delle loro avventure. Questa volta saranno tra le isole del Madagascar e Reunion. Sinceramente non vedo l'ora di guardarmelo, peccato solo sia uno all'anno, perché la loro demenzialità è veramente spassosa, per non dire che li invidio proprio per quello che fanno. Segnalo poi le serie TV The Wilds in uscita l'11 e infine El Cid in uscita il 18. Tra le serie da recuperare anni 80 sono arrivati MacGyver e la Mu, oltre alla già presente Signora in Giallo e il visionario Automan. Se cercate bene però potreste trovare perfino Yattaman e il trio Drombo, ma non in questa versione cinematografica ma in quella storica dell'anime. Come dicevo, tante piccole perle nascoste su Prime Video. Piccolo intermezzo per ricordarvi di mettere mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Un grazie poi a tutti quelli che già ora supportano le mie attività sul web, come la collaborazione con Fantascientificast, info su marcodadia.net. Sono quei piccoli gesti che oltre a farmi molto piacere mi spronano a continuare a migliorare. Finalmente qualcosa di sostanzioso arriva su Disney Plus dopo mesi di relativa calma. Prima fra tutte è Mulan, il film che a fine agosto ha creato parecchio scalpore, in positivo perché anziché uscire in sala è stato spostato sullo streaming, però a cifre aggiuntive elevate per l'ambiente, in negativo per le recensioni pessime che sono state fatte di questo adattamento, reputato irrispettoso per Mulan, le donne e la storia cinese. Io devo ancora guardarlo, ma intanto la Cina tratta la sua storia a seconda di come gli fa comodo, quindi... E poi la Disney è comunque un brand che fa i soldi con le principesse. Ripetere il fortunato episodio del Mulan di animazione mi pareva difficile. Nuovo film di impegno sportivo, in Safety si parla della vita del campione Ray McElTraby nel periodo universitario, non l'avrò mai pronunciato bene. Infatti quando Ray viene ammesso all'università di Clemson deve occuparsi da solo del fratello di 11 anni, però grazie all'aiuto dei compagni di squadra e alla comunità di Clemson, oltre che ovviamente alla sua perseveranza, riesce ad eccellere nello sport e a prendersi cura di suo fratello. Un film quindi centrato più sulla parte umana che quella sportiva, un filone molto presente nel catalogo Disney Plus.
Ecco finalmente il film Pixar di Natale. Soul doveva uscire in sala, ma vista la situazione è stato trasferito direttamente in streaming e questa volta senza sovrapprezzo. La storia parla di un insegnante di musica di una scuola media di New York che ha finalmente l'occasione di suonare in un locale di jazz della città, ma letteralmente a causa di un passo falso è proiettato nell'antemondo, un luogo dove le anime hanno la possibilità di sviluppare interessi prima di andare sulla Terra. Ovviamente questo porterà la nostra piccola anima dispersa a ritornare sulla Terra per completare il suo ciclo. Una storia quindi di un certo spessore emotivo, pronta a far lacrimare il vostro Natale in famiglia. Altri film interessanti da guardare sono Una promessa e Una promessa del 1996 con Schwarzi, poi Eragon del 2006 tratto dal libro di Christopher Paolini, entrambi in uscita l'11, e infine La banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo in arrivo il 25. La parte documentari di Disney Plus è sempre molto fornita poiché curata da National Geographic. Questo è un motivo che mi ha spinto ad abbonarmi, quindi anche questo mese sono previste uscite molto interessanti. La prima è Cina, le 5 meraviglie, una serie documentaristica su zone poco conosciute di questo enorme paese tra panorami mozzafiato e animali visti molto raramente fino ad oggi. Personalmente mi incuriosisce parecchio poiché essendoci andato per lavoro ho avuto modo di vedere solo la parte super edificata e piena di persone di questo paese. Passo ad un grande classico dell'Egitto, Mummie, misteri nelle piramidi. È una serie che ricostruisce la recente scoperta di Saqqara. C'è una controparte, fra l'altro, su Netflix e riguarda la scoperta della prima camera funeraria completa dell'antico Egitto. Una serie di diverse camere con 4 sarcofagi rimasti sigillati per 2600 anni. Della serie in questo 2020 non ne abbiamo già avute abbastanza? Ultimo, ma non certo per importanza, abbiamo Thailandia inesplorata, serie di documentari sulla parte selvaggia dello stato asiatico incentrata sugli animali che vivono nella foresta e che ogni giorno devono sopravviverci. Infine alcune brevi news: dall'11 verranno completate le prime 2 stagioni di DuckTales con gli episodi mancanti, era ora. Poi finirà la serie italiana dei Cavalieri di Castelcorvo e mi domando se Mandalorian riuscirà a finire senza la nascita di altre polemiche assurde come il piccolino Gorgu mangiatore di uova e l'attacco a Gina Serrano per i suoi tweet politici dal tono trampiano, per così dire. Direi che adesso ho concluso anche queste uscite di dicembre. Se non lo avete fatto, recuperatevi quelle di Netflix, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, condividete e commentate questo video. Fate un salto poi sui miei social o su marcotadia.net. Mentre noi ci si vede al prossimo video. Ciao!